Eccoci qua, ben trovati, una puntata diversa, particolare. Stasera non sentirete parlare di grande calcio, grandi platee, grande sport, ma sentirete parlare del motore principale dello sport, che è la crescita dei ragazzi, l'aggregazione, cioè l'aspetto puramente umano. Con la musica di sottofondo di un telefonino che ci accompagna, vi presento Santino Smedile, grazie per essere con noi, presidente del CSI di Messina. No, Grazie a voi per l'invito, per buonasera a carità, tutti. è un nostro piacere. Accanto a lui c'è Sergio Bosio, che è il responsabile del corso arbitri del CSI. Noi ci Buonasera a tutti. troviamo in una zona, in una località, in un posto che probabilmente ha visto passare il 50% dei ragazzi che hanno fatto sport, che si volevano soltanto divertire a Messina nei loro pomeriggi di tempo libero, il Giovanni XXIII, ve lo ricordate? Adesso la sede principale del CSI, che una volta, ricordo, era dalle parti, era al centro, no? Alla curia In via Primo Settembre, nel Palazzo Arcivescovo. dell'Arcivescovado. Adesso il Giovanni XXIII è diventata la culla di tutta questa gioventù, affidata alle sapienti mani del presidente Smedile, presidente dal 2015. Ecco, intanto per 2000, marzo 2016, il nel 2015 abbiamo 2015 avuto. hai pensato, il 2016 ti hanno fatto Ero stato presidente. vicepresidente per tre mandati, quindi vivo l'associazione come dirigente da un ventennio. Precedentemente ho fatto l'arbitro, ci sono nato in questa struttura sportiva perché è stata sempre. Quindi 20 anni di CSI e più. Come Come dirigente, prima come dico, in ogni caso, arbitro. come colonna portante in qualche maniera. Perché tutti questi anni al servizio delle CSI? Qual è l'emozione che questo centro, questa sigla, questo movimento ti ha creato 20 e passa anni fa e ti crea adesso da presidente? Io nasco in questo quartiere, quindi ho sempre vissuto in questa struttura, che nel tempo ha subito un grave degrado, un abbandono di circa 15 anni per vicissitudini di consegna dell'ente proprietario, che è l'agenzia del demanio. Nel frattempo, io praticamente abitando accanto alla struttura sportiva, era il punto di riferimento di tutti i bambini, come lo è ora, di tutti i bambini del quartiere. Era uno spazio che nelle nostre periferie non si trova, ed era praticamente l'unico spazio dove tutti i ragazzini. Dico, ma non solo del quartiere, che io ricordi, eh? Adesso è ancora così, anche da fuori quartiere Certo, c'è è un punto un di movimento riferimento costante, per sì? l'attività che si fa in città, soprattutto dell'attività over. Quindi abbiamo tornei con over 50, abbiamo 11 squadre, quindi tutta gente che Che in non può passato abbandonare innamorata del non può calcio abbandonare il e che pallone, neanche sente ancora il bisogno di fare di attività tirare sportiva. calci. E quindi questo è stato il motore. Sì, quindi praticamente ce l'ho nel sangue. Ho iniziato a giocare, poi ho cominciato nel tempo ad arbitrare e poi a poco sono stato coinvolto come dirigente ed eccoci qua. Ecco, a proposito di arbitri, adesso dobbiamo sentire Sergio perché ci deve lasciare, che ha un altro impegno. E prima di sentirlo, qual è l'obiettivo principale che ti sei posto nel momento in cui sei stato eletto presidente del CSI, Centro Sportivo Italiano, che tutti conoscono? CSI, a proposito, quest'anno compie il 75° anno di Nato nel vita. 1944, dopo la Seconda Guerra, dopo che hanno riaperto alle attività del dopofascismo, Infatti, ha una diramazione cattolica, tutti lo sanno. noi proprio quest'anno abbiamo avuto l'affidamento di
dell'assistente ecclesiastico che è Dario Mostaccio, che abbiamo avuto questo dono, che ci sta dando una grande mano per Padre ripartire, Dario Mostaccio, padre sì. Dario Mostaccio, che ci sta dando una grande mano per ripartire con l'attività oratori e parrocchie. E che fa lui? Aggregazione, attività sportiva, e ci proponiamo anche di fare qualche corso di formazione come quelli che già abbiamo già fatto in precedenza. Noi abbiamo l'anno scorso abbiamo fatto corsi di BLS, che è una cosa molto importante per le strutture sportive. Abbiamo avviato un corso di arbitri in collaborazione con l'USM e con i centri sociali, quindi abbiamo qualificato 15 ragazzi di aree difficili, quindi un lavoro molto importante, e su questo ci ha dato una grossa mano Sergio, che è il nostro responsabile degli arbitri. Ecco, e passiamo a Sergio così lo liberiamo. Ciao Sergio, grazie Buonasera, grazie a per voi. essere qui. Questo impegno del corso arbitri, questo impegno di far crescere arbitri in una struttura come questa, ha un obiettivo, dove vuole arrivare, ad essere arbitro e basta. Allora, nel nostro contesto ovviamente non hai l'aspirazione a fare la carriera come può averla un ragazzo che magari, ecco, va a fare l'arbitro a livello federale. Qui è la passione che ti spinge, perché insomma è solo quello che ti può fare andare avanti in un contesto del genere, ma soprattutto avere a che fare, ecco, con i ragazzini, mettersi a disposizione. Io dico sempre, non andiamo noi a fare gli arbitri, noi andiamo a fare gli educatori, una figura che magari è diversa da quella dell'allenatore, ma per loro siamo comunque un riferimento, perché siamo quelli che in campo fanno rispettare le regole, ma le facciamo rispettare al tempo stesso insegnandole. Non andiamo a punire i bambini, anzi andiamo a spiegargli il perché un domani, quando avranno a che fare con un arbitro a tutti gli effetti, perché quell'arbitro prenderà quella decisione piuttosto che quell'altra. Quindi è un Ecco. aspetto pedagogico, educativo. Assolutamente sì, in primis è questo, tant'è che la funzione prima del corso arbitri è quello di riuscire di dare ai ragazzi un'impostazione per andare ad arbitrare i ragazzini e poi un domani confrontarsi col mondo degli Crescono adulti. buoni arbitri da questo corso. Beh, ci proviamo, tutto dipende dalla voglia, ecco, dalla passione, lo sottolineo ancora una volta, che ha chi si affaccia a questo mondo. Già, chi si presenta per fare l'arbitro già di per sé ha una buona dose di voglia e passione, poi sta a noi e a lui stesso nel tempo vedere di incrementare questa Ecco, voglia e se questa questa voglia e passione. passione di cui parli poi sfocia in una tendenza incontrollabile a voler fare l'arbitro magari da grande o a voler fare l'arbitro, diciamo, dell'AIA, ecco, Per me non potrà essere che una per scelta di soddisfazione. vita, per scelta sportiva. Che succede? È stato utile quello che avete impartito voi in questo senso? Ci sono delle linee preferenziali, oppure preferireste che restassero solo arbitri del CSI a vita? Egoisticamente Sì? direi sì, preferirei averli qui, averli a disposizione, averli qui a darci una mano. Ma senza dubbio, se uno dei ragazzi, tra l'altro alcuni molto giovani, parliamo di Ma 17-18 voi avete anni, delle età di riferimento in no, ordine all'inizio e alla assolutamente fine no. dell'attività? Assolutamente, Si può fare l'arbitro noi siamo fino a... aperti a chiunque ha voglia, ripeto, di dare una mano, di mettersi a disposizione, di far parte di una famiglia, di un Quindi anche fra gruppo. gli arbitri ci possono essere gli over, dico, Assolutamente, assolutamente sì. assolutamente. Ci sono, infatti, noi abbiamo un gruppo molto, molto vario, un gruppo, siamo circa 30 arbitri. Dai ragazzini appunto di 17 anni a qualcuno con qualche capello bianco in più, ma siamo qui, tutti facciamo parte dello stesso gruppo, tutti andiamo in campo ad arbitrare dai ragazzini appunto agli adulti. Insomma, a tutti fa piacere essere qui perché appunto tutti siamo animati da questa Ma tu passione. che adesso fai il corso, lo hai fatto il corso per te prima? Assolutamente, l'ho Sì? fatto nel 2012, quando fui scovato dall'attuale responsabile degli arbitri, che mi vide insomma, in qualche campetto a arbitrare tornei scolastici, e mi propose di entrare a far parte del CSI. E
di cui io non conoscevo l'esistenza. Ad esempio, avevo 20 anni, quindi ancora facevo il giocatore, tra virgolette, quindi l'arbitraggio era una cosa che mi impegnava soltanto così il sabato pomeriggio per fare un piacere a un amico che organizzava un torneo. Da lì è stata Hai un'escalation. nominato i tornei scolastici, una domanda per tutte e due. Il rapporto con le scuole, che è un altro laboratorio di crescita, no? Per i ragazzi che vogliono fare sport, qual è il Certo, rapporto infatti. tra CSI e scuola? Noi prediligiamo molto l'attività giovanile. Di fatto, sebbene in passato abbiamo organizzato attività con le scuole, in questa fase non siamo riusciti a organizzare le attività con le scuole, perché per una serie di motivi progetti del CONI sono sempre di meno e quindi le difficoltà ci sono, ma è uno dei nostri obiettivi quelli di aumentare i rapporti con le scuole e quindi organizzare attività sportiva con le scuole e rafforzare l'attività delle parrocchie. Anche per il vostro settore, il rapporto corso arbitri, arbitri, ragazzi che vanno a scuola e vogliono fare gli arbitri, Ecco, questa è qual è il rapporto? una Verso scommessa. Noi a Sergio abbiamo. chiedevo. Sì. Dico, come tutto, cioè voi avete un movimento di partecipazione dentro le scuole, ossia del CSI? Una Allora, cattedrale tutta vostra. oggi è complicato perché, come diceva il presidente, insomma, a scuola si fa sempre meno, ci sono sempre meno progetti dal punto di vista, appunto, il Là c'è da CONI. cogliere, le scuole. Assolutamente, ma infatti noi proprio qualche mese fa si studiava, insomma, qualche soluzione per avere a che fare con questi movimenti scolastici, ma c'è una serie di fattori che oggi rendono la strada un attimino, non impervia, ma comunque, insomma, E poi, abbastanza come dicevi complicata. tu, a proposito di attività scolastiche alle quali hai partecipato da ragazzo, da calciatore, da sportivo, il CSI fra le sue primissime attività aborigine, per mia nozione, dico, perché ci ho studiato un po' sopra anch'io in questo senso, il primo rapporto con un'altra istituzione che ha creato. Lo ha creato proprio con le scuole. I primi campionati del CSI venivano definiti campionati studenteschi, che poi hanno preso il loro piede sotto altre forme, in maniera diversa. Chiaramente la scuola è un grande bacino d'utenza, tutto sta nel valore che si vuol dare dalla scuola allo sport. Ecco, a voi chi vi aiuta nel portare avanti questa attività? Perché niente credo si possa fare senza avere l'assistenza. Parentesi, accanto ad assistenza metteteci quello che volete, no? Si possono chiamare soldi, si possono chiamare servizi, si possono chiamare attività collaterali. Chi vi aiuta? Tanta buona volontà, Alla in buona questo volontà. momento, ahimè sì, in questo momento il nuovo Cioè voi soggetto, che siete sotto l'egida del CONI, ad siamo sotto l'egida esempio. del CONI, infatti c'è ora una nuova società che si chiama Sport e Salute che si sta occupando un attimo di gestire progettazione e altro. E proprio ieri è scaduto un bando che si chiama Sport di Tutti, che è rivolto a tutte le società sportive per i ragazzi in zone disagiate, quindi con difficoltà e cose varie, e quindi è la prima iniziativa che ha fatto questa nuova società che è stata formata da poco dal governo precedente. Quindi chi vi aiuta poi volendo Il CONI essere? a cascata aiuta le federazioni e gli enti di promozione, sebbene siamo Cioè c'è uno in un momento. stato contributivo in questo senso? Vi arriva qualcosa da qualche parte per tenere in piedi anche uno stendardo, un gagliardetto, delle coppe, Arriva molto un'organizzazione? a livello centrale, a livello periferico, ahimè, andiamo tutto con l'autofinanziamento E noi siamo a dei livello vari soci. periferico ancora? Quindi Ahimè sì. lei è un presidente di periferia? Non direi.
Però purtroppo i tempi delle vacche grasse sono finiti dappertutto e lo sport purtroppo, sebbene non sia riuscito a far capire ai nostri politici che star bene vuol dire risparmiare tanto dal punto di vista sulla sanità ed altro, quindi è molto tralasciato questo tipo di attività e ne paghiamo le conseguenze. Bene, questo è un discorso che adesso noi andremo a fare col suo vicepresidente, no? Con il dottor Intero Donato, il vicepresidente del CSI. Grazie per il dottore, mi stava dicendo. E va bene, ormai non si paga più per un dottore, che fra l'altro è sempre stato impegnato in politica, lo è ancora, mi pare, vero? Non si lascia perché si nasce e si muore, adesso ce lo dirà. E liberiamo Sergio. Dove arriveremo con questo mondo degli arbitri del CSI? Dove vuoi arrivare? Vorrei arrivare a dare un segnale, nel senso a vivere oggi soprattutto, io faccio l'arbitro con il CSI comunque ormai da 8 anni, mi rendo conto che forse ultimamente si dà troppa pressione, vedo un clima leggermente esasperato a Quindi livello giovanile. diciamo una linea educativa anche nel modo Sì, di anche vedere. perché non c'è più il calcio da cortile con cui io stesso sono cresciuto, quindi non parliamo di 50 anni fa, oggi vedo più un calcio di d'élite. Insomma, vorrei che si tornasse a concepire magari il calcio, soprattutto a quell'età, come E a livello di sport. fruitori, che ragazzi stai trovando invece in ordine a questo argomento che vi hai introdotto? Cioè, ragazzi predisposti a vedere l'arbitro in maniera diversa rispetto ai grandi mezzi che ce lo dipingono in qualche altra maniera? No, vabbè, dipende. Ognuno ha la sua percezione personale dell'arbitro, dal punto di vista dei L'arbitro di giocatori. suo parte ad handicap per il solo fatto L'arbitro di. non ha mai ragione, l'arbitro con Per il solo fatto di essere qualunque arbitro, cosa faccia se scontenta arbitro, qualcuno. partiamo, è una colpa, quindi Esattamente. l'arbitro vive per discolparsi. Caruso, l'arbitro dico vive per discolparsi, no? Il Esattamente. fatto di essere arbitro è una colpa. Quindi ogni giocatore ha una sua percezione dell'arbitro, magari quando poi prova a prendere un fischietto in mano cambia quella sua percezione, dice ma forse non è così semplice, forse qualche volta sono stato leggermente, forse ho esagerato qualche volta a prendermela Ti lascio con chi l'ha. immediatamente libero, questa volta veramente con l'ultima domanda. Tecnicamente come vi potreste definire? Ecco, come pensi che l'arbitro CSI possa essere definito? Un buon arbitro? Ecco, farebbe la sua bella figura anche in ambiti e in occasioni meno oratoriali come questa, secondo te? Cioè, che arbitri ti crescono? Ecco, bravi, preparati, che vedresti bene anche sui campi È chiaro, delle facciamo varie io. categorie. E io chiaramente faccio il possibile per Tu fai il rendere la possibile, figura certo. dell'arbitro del CSI più professionale possibile. Poi, come a scuola, c'è il ragazzino che non è stimolato al 100%, c'è quello a cui bastano 2 minuti per aprirsi un mondo e per voler approfondire, per volersi impegnare, per fare sacrifici. È così, in un gruppo è sempre così. Bene, Noi Sergio, ti cerchiamo di fare il massimo. auguriamo un buon lavoro e mi Grazie. raccomando, aiutiamo il Presidente a far crescere Senz'altro. questo centro sportivo italiano di Messina. La cosa più importante che siamo riusciti a fare in questo quadriennio è senza dubbio la ristrutturazione che sebbene parziale, però Della struttura, è certo. stata una grande scommessa la riqualificazione dell'impianto sportivo, perché è un'area abbandonata per 15 anni, quindi qui c'è stato di tutto, furto di rame, combattimento di cani, tutto, motorini rubati, io, vivendo qua nella zona, quindi Quindi per me è stato un trauma questo è una periodo. battaglia nello stesso tempo. Infatti, Siamo a buon punto, pensa di esserci riuscito, sì. guarda, in partenza non ci credevo forse solo io, perché
senza avere un centesimo di finanziamento pubblico e con sole le forze del CSI di Messina. Poi man mano c'è stato qualche piccolo aiuto sia a livello regionale che nazionale, si è partiti per fare questa ristrutturazione. Devo dire che nel tempo, specie la CSI nazionale, la persona del nostro presidente Vittorio Bosio, ha apprezzato parecchio il nostro lavoro e ci è stato molto vicino, tant'è che siamo stati inseriti in un progetto S-Factor che ci ha dato qualche soldino per continuare a ristrutturare l'impianto. Questo progetto ha previsto di fare una polisportiva sociale e quindi abbiamo coinvolto il quartiere in attività dei ragazzi in varie progettazioni. Quindi una scommessa che nel tempo mi ha dato ragione, Ecco, sebbene. ma il CSI di oggi sostituisce, lo chiedo all'interdonato questo, il CSI di oggi sostituisce l'antico oratorio? Ricorda il Savio, l'Ignaziano? Quello è il mio mondo di provenienza, è proprio quello. E stiamo lavorando per cercare di allargare Perché anche a quelli, questo dico, di ambito. estrazione cattolica, Sì, con gli stessi principi, magari quelli un po' più ben messi, no? anche Dal se punto di vista. il calo c'è stato anche negli Lì sì, oratori. adesso Sì, sì. intanto alcune case salesiane, per Sì, esempio, sì, sono sì, chiuse da. Il San Luigi sì. Sì, non non c'è funziona. più. Quindi la difficoltà del gioco in oratorio e quindi dell'aggregazione in oratorio c'è, Dico, ha la mentalità subito è un sempre calo. oratoriale, quella del CSI, Cerchiamo sì. di toccare tutti e due gli aspetti, quello dello sport attraverso le associazioni sportive in senso stretto più organizzate, le scuole calcio che vanno per la maggiore in città e comunque nel territorio della provincia, ma stiamo allargando facendo attività con le parrocchie e con gli oratori, un po' più specifica. Ecco, poco fa parlavate di un po' il calcio da cortile, no? Il gioco da cortile. Ebbene, l'idea sarebbe quella di confermare e rafforzare il gioco in cortile anche per una serie di ragazzi, bambini, ragazzini, utenti, ecco, in generale, utenti sportivi, che magari non trovano spazio, non trovano collocazione nelle associazioni sportive e nelle scuole calcio per varie ragioni, anche economiche certe volte. Ecco, la prossimità del calcio da cortile, del calcio oratoriano, è proprio quella di aggregare ancora di più e di Ecco, l'accesso a questa struttura per i motivi che conosciamo, per sì. giocare, In dico, parte qui, ma in parte cerchiamo, il CSI cerca di. No, richiede un obolo in questo senso o no? Un per un versamento? certo tipo di fasce, un certo tipo di categorie, no, è chiaro che Dico, poi la ecco, come. struttura sportiva sussiste se è chiaro c'è un circuito che consente anche la sostenibilità economica. No, mi riferivo al discorso delle parrocchie oratorie, invece cerca di arrivare. Il CSI si sposta dal ritiro, dal Giovanni XXIII e si sposta nei cortili delle parrocchie, si sposta intende spostarsi nelle strutture dei C'è rioni. un'attività itinerante, Sì, diciamo, eh? riusciamo. Noi abbiamo fatto attività, per esempio, nel campo per diversi negli ultimi anni, nel campo di Fondo Fucile, che è stato quello realizzato in un terreno che era dello Ma IACP. sotto forma, però mi perdoni, Sì. ma sotto forma di Di patrocinio, torneo, è un'attività no? sportiva Da, organizzata dal dal CSI, CSI con varie associazioni cioè voi fornite sportive, che cosa? e gli arbitri, Arbitri, la logistica, diciamo, l'organizzazione, la l'organizzazione, logistica, la la comunicazione. comunicazione, il raccordo che è necessario per fare giocare squadre di rioni diversi che magari hanno anche difficoltà a spostarsi, non il cercare di coinvolgere Perché diciamo anche. che è un'istituzione cittadina, non è che nasce qui, perché il Giovanni XXIII è qui,
come ai tempi era l'arcivescovado, però è un'istituzione che appartiene a tutta Messina, no? Certamente, certamente, sì. Questo è importante farlo capire. Attenzione, il CSI, diciamo con il motore principale che è il Presidente. presidente, è riuscito comunque a fare attività anche quando il Giovanni XXIII non era funzionante, cioè nella fase in cui era chiuso per lo stato in cui si trovava e per la sospensione che ha avuto, il CSI comunque è esistito con alterne fortune, con alterne Per chi vicende, dovesse ma vederlo non è adesso, esistito. il Giovanni XXIII sembra una bomboniera, con un bel campo in sintetico, sempre ben illuminato. Dicevo, difatti, al mio sommo regista Nino Famà, che il CSI, che io ricordi, il Giovanni XXIII fu uno dei primi campi a dotare le squadre che venivano qui a giocare di illuminazione. A Messina, se non il primo, fu il secondo dopo il Cristo Re e qualche E altro qui la memoria campetto. storica No, effettivamente è il ci arrivo presidente, io dal basso, dall'alto dei io miei 60 anni. Quindi, infatti. ci arrivo tranquillamente io. E ora dico, ha mantenuto quello che di buono c'era. C'è l'illuminazione, però il campo di gioco. Ma chi l'ha fatto quel campo di gioco? Con quali soldi l'avete fatto? Con i nostri Con fondi, i suoi, noi no, con i vostri. Con i con vostri i fondi? nostri Fondi recuperati come? ad onore del vero è giusto dirlo, una ditta Ecco, mi spiegate come si che in fase recupera. di realizzazione è stata molto Mi spiegate importante, come si no? recuperano i fondi per mantenere questa attività? Abbiamo fatto un mutuo che Presidente, è stato lei il voto? ahimè sì, Ah, mamma mia! perché Questo è nel protocollo al momento della firma di Presidente? no, Se tu ti devi non intestare, c'era, non c'è. infatti per questo dicevo poco fa è stata Quindi una mezza follia, è una passionaccia, dai. eravamo in corsa e non c'era da fermarsi, c'era solo da andare avanti. Una domanda rapida prima che mi sfugge l'argomento. Solo calcio? No. Che io sappia, no. Tanto calcio, ma anche altre attività, abbiamo società di atletica leggera, abbiamo pure qualcosa di pallavolo. Ora, in prossimità del nostro torneo, comunque l'abbiamo fatto in passato, basket, stiamo provando a rifare un po' di basket, cioè le attività sono tante, poi di Sì, so che fatto. avete fatto anche un accordo con la PCR di Cristina Correnti, no? Mitica nostra Per basketista. il memorial che ci apprestiamo a organizzare, noi nel periodo di Natale organizziamo un torneo intitolato a un piccolo che non ce l'ha fatta, il figlio di Lillo Traguzzi, Sì, del professore. del Sì. professore Traguzzi, Dari, Dari, sì. e quindi Allora, siamo alla dodicesima, mi quest'anno è la dice, dodicesima dodicesima edizione. edizione. Forse è uno dei tornei più importanti, no? In questo Lo è senso, no? Lo è diventato, diventato, vero? sì, ci sono numeri grossi per la nostra In termini di organizzazione, partecipazione? di partecipazione senza dubbio. Noi nelle vacanze di Natale l'anno scorso siamo riusciti a fare 96 squadre, tutte addette da giovanile, dai Mi giovanissimi. dica l'età, cioè, al Dari Traguzzi partecipano, Dagli allievi quest'anno, quindi anno 2003, dal fino 2003? al quinto anno di età, quindi una grossissima fascia di attività giovanile. 2003 quanti anni hanno? 16. Sì, 16 anni, Dai sì. 16 ai 5, dai 5 ai 16 Dai anni. 5 ai 16 anni. Ah, è un bel mondo, eh? Con Guarda. partecipazione anche delle famiglie, in questo senso, sì. Tanta partecipazione delle famiglie, specie nei piccolini. Dal punto di vista agonistico c'è, come la chiamano a Napoli, la garra, Ahimè sì, Sì, ce n'è c'è. troppa. Voi siete preparati perché mi risulta attraverso l'attività del mitico Nino che
Qui i tornei non mancano mai, eh? Estate, inverno, acqua, pioggia, neve, quando quel po' di neve Noi ogni quest'anno già 10 anni. abbiamo attivato una ventina di tornei di attività Quasi. giovanile. Noi No, ma anche abbiamo per gli over, no? Per quelli che pensano di gli restare over. calciatori a vita, perché ci sono calciatori, calciatori veri e calciatori a vita, e sono quelli, diciamo, da dove vieni? Sono andato a giocare, quanti anni hai? 65, 70. Noi ne abbiamo uno, il nostro direttore, ad esempio, sai, da dove vieni? Sono Gioca andato a giocare. con me il direttore lunedì, il vostro Sì? E direttore, sì. lo salutiamo, salutiamo Paolo. Ciao Paolino. Vi trovate bene, sì? Sì. Dopo dico, vi trovate bene? Soprattutto anche dopo, Ah. perché il momento più bello è il dopo partita C'è presidente che spesso e organizziamo. vicepresidente, avete un punto d'arrivo? Ve l'ho chiesto poco fa, probabilmente, no, l'ho chiesto a Sergio Bosio. Voi che volete fare? Se si può dire una banalità che dicono tutti, da grandi con questa struttura e in questa struttura. Avete un sogno? Questa Non lo struttura so. intanto va completata. Sapete che il CSI, non mi ricordo in quali anno, io per nozioni acquisite vi dico tutto questo, no? Perché sono un genio dell'informazione in questo senso. Il CSI organizzò anche i campionati italiani di atletica leggera subito dopo aver costituito il centro sportivo italiano nel dopoguerra. Organizzò i campionati assoluti di atletica leggera, per dirvi l'importanza che il CSI a livello nazionale Credo che sia ha sempre avuto. Ecco, un sogno di questo, un grande evento. Il sogno del grande evento ce l'avete? possiamo pensare, Presidente, il Ah, sogno del ancora non ci grande avete evento. L'evento sarà quando si completa questa struttura, pensato? perché Cioè, questo è il progetto. questo Per è per. me sarà un fallimento se non si riuscirà a completare questa struttura, che ancora c'è tanta strada da fare. Cioè, abbiamo speso circa 400.000 euro e credo che ce ne vuole altrettanto per completare. Qui siamo a ritiro, vero? Qui Ritiro siamo ritiro. alle falde della via. E per dirla in linguaggio ritiriano, io direi questo è veramente un grande sogno, eh? Un eventone, direi, ecco. Sì, perché noi in questo momento ancora abbiamo Che il manca mutuo, qui di fatto? ancora qualche piccola autorizzazione, ma ci siamo quasi. E per completare tutto l'itinere per avere il progetto definitivo e poi manca il finanziamento perché, ahimè, Sempre là si arriva, eh? noi in questo momento stiamo pagando una grossa rata di mutuo, perché paghiamo 3.000. Adesso siete diventati noi, non è solo lei. Lei ha firmato, ma Io poi ci sono io. Poi ci sono io. però di fatto lo sta È pagando il vicepresidente l'associazione. che dice che non abbandonerà mai la politica. Con la politica non riesce a dare una mano in questo senso? In questo momento chi dovrebbe dare una mano non al CSI o al Giovanni XXIII, ma allo Allo sport sport in genere, cittadino? bravo. Chiaramente è un'amministrazione comunale che dovrebbe fare il suo e quindi in tema di impianti dovrebbe fare molto questa amministrazione. Ah, no, anche A quella. proposito di Dani Gramucci, Anche quella prima doveva fare molto. È certo, tutto. Le certamente. amministrazioni Le dovrebbero amministrazioni, è fare molto. chiaro, uno parla di quella corrente, però che dire, noi A ricordo proposito, stava questo, dicendo di Dario Trecuzzi. alla cerimonia al Palacultura che si tiene a conclusione Sì. dell'evento Davide Ravuzzi, l'anno scorso per esempio avevamo ospite l'assessore allo sport Scattareggia. Scattareggia. Il quale a precisa domanda del conduttore l'esimio di Paola relativa alla questione impianti sportivi di Messina, parlando di ipotesi di gestione che ormai diciamo, è un elemento ormai che diventa fondamentale per lo stato degli impianti della città, alla domanda insomma, precisa rispetto a tempi. L'assessore ricordo che rispose che nel giro di un paio di settimane, era il 5 di gennaio credo, ci sarebbero stati pronti i bandi per le strutture sportive.
Ma loro hanno un altro tipo di calendario, sai, i politici, voi avete un altro tipo di calendario, le settimane hanno Esatto. una loro estensione rispetto alle nostre, ad oggi no? Noi Gli anni ancora, pure e così via. Ancora non abbiamo nemmeno un bando per uno dei palazzetti, per esempio. Abbiamo anche a Messina non mancano le strutture sportive, mancano le organizzazioni e la gestione che consenta di rendere uno sport sostenibile, cioè con copertura di costi che sono ovviamente notevoli, e fruizione adeguata. Ricordi che a Messina abbiamo un impianto che per la città è un monumento, il Celeste, come se non ce l'avessimo Esatto. più, cioè noi possiamo utilizzare il Celeste a meno che qualche squadra E di questo lo dico categoria senza alcuna non polemica, è investa di suo. responsabilità politica Immagini di. come siamo, per cui quello che fate è da Nobel, da Ecco, premio a Oscar. proposito, un sogno, parlando di sogni, ecco, secondo me sarebbe bello se il CSI potesse avere la gestione anche di una struttura sportiva cittadina, comunale. E riuscire a valorizzarla così come stava facendo con questa che si fonda su una Ma avere la concessione demaniale. gestione Andiamoci via, è vero, è vero. Ma c'è un fatto per la città importante: se non c'è la gestione, c'è la morte degli impianti. Cioè, il problema è questo, diventa una questione di sussistenza. Se nessuno gestisce, l'impianto muore. Me ne viene in mente uno, io sono della zona. Là, diciamo, la mia attività politica si è svolta alla terza circoscrizione. Per me, Villa Dante e l'arena di Villa Dante Ecco. sono l'emblema, la mancata gestione dell'arena di Villa Nonostante si Dante sia cercata negli anni di è fare l'emblema qualcosa, la del mancato piscinetta, sviluppo dello sport in città, dello sport e della cultura, perché è chiaro che poi in un impianto come quello puoi fare tanto. Parlavamo di calcio a 5 una volta a Villa Dante, Esatto. c'è tuttora l'arena Sì. Esatto. dove si disputano le partite dell'Alley Club, no? Dei Mandini, dei Manfredi, dei restanti. Hanno A anche. Villa Dante, ed era mi ricordo le partite dell'epoca di calcio a 5 erano seguite con tanto interesse. Poi il calcio a 5 qui lo riprenderete prima o poi, perché il campo, in quelle condizioni che ho visto io, è ancora lì, almeno il terreno c'è. Ci avete pensato? Sì, perché Sì, è un fenomeno che a Messina sta andando per la maggiore ultimamente. questo campo nasce come polisportivo. Qui in passato si è fatto parecchie attività, si è fatto il tennis. L'Alley è stato il primo campo a 5 prima di andare Ha giocato all'arena. anche Ha qui la giocato sì. anche qui. Qui abbiamo fatto basket, pallavolo, baseball. Con il professore Micali del Sì, CUS, che adesso è presidente. qualche annetto più grande di me, 1 o 2 anni, non so, mi ricordo che faceva già lui l'istruttore, è stato mio istruttore, avevamo una squadretta Era anche di giocatore di basket. baseball. Sì, Di baseball, sì, lui ha Nino continuato, Micali. lui ha continuato, io sono passato all'amore il calcio. Lei pure gioca a baseball? Ho giocato a baseball. La mazza l'ha conservata, Cosa sì. l'ha fatta? Io, vivendo in questo impianto, tutti gli sport che si sono fatti in questo impianto li ho fatti Ecco, tutti. Quasi ho giocato anche ad hockey. per accedere al CSI come fruitore, di qualunque tipo, no? Io voglio passare una serata, mi vado a vedere, o a giocare, o a vedere una partita, o a fare che? A stare con gli amici, cioè come si accede al CSI di Messina? Basta essere affiliati come società C'è un sportiva e c'è un tesseramento, sì. tesseramento corrente annuale. Soltanto questo. Si Solo paga? questo. Quanto si pagheranno? La tessera dei maggiorenni è 9 euro, dei Dimmi minorenni che vuol dire maggiore, oltre oltre i 18? 18 anni, dei minorenni No. 9 euro 7 l'anno? in un anno, sì.
che comprende un'assicurazione. Facciamo 10, dai, così non ce la farete mai. È una battaglia fare pagare Bene, 9. siccome siamo su internet, non siamo in televisione, sapete che i filmati internet ad un certo momento non tengono per tutta la giornata, però vi ritroverete su internet a vita perché dal web non viene cancellata questa trasmissione, per cui quando lei è un po' sul depressino per motivi suoi o personali o di organizzazione strutturale delle attività che svolge qui col CSI, lei va su Sportmenu e si vede questa trasmissioncina che abbiamo fatto. Vi lascio dire tutto quello che volete, avete un minuto e mezzo ciascuno. Il sogno, del sogno abbiamo parlato, del presente abbiamo parlato, di come possiamo chiudere questa trasmissione, Presidente. Io parleremo Dica un attimo. alla gente tutto quello che vuole. Impegnerei questo minuto per lanciare Sì. la nostra attività di punta del periodo di Natale, che è il Dari Draguzzi, Perfetto. che non è un semplice torneo di calcio, di attività giovanile, perché oltre all'attività sportiva, noi facciamo la premiazione in un giorno al Palacultura, dove in quell'occasione il buon Nino Famà farà highlights delle finali, immagini, verranno proiettate tutto quello che si è Nino fatto Famà, in durante. quanto proprietario e rappresentante massimo della Sportme Infatti, e infatti. nonché titolare anche di Sportme News, il giornale. Il torneo dal punto di vista Della della comunicazione. comunicazione. Chi? Sportme News? Ah, Sportme News, sì. Sportme. Sì, speriamo di potercela fare, dico, fra i nostri impegni. Ma altrimenti si fa tutto Nino, E quindi nella serata della premiazione tutti i nostri ragazzini avranno il loro momento di gloria sfilando sul palco, ritirando gadget, È premi. successo anche l'anno scorso, così mi pare. Succede 12 anni. da 12 anni. Ah, beh. E quindi è una serata, un pomeriggio di festa che è una sorta di spettacolo. Ci saranno altri momenti, ci sarà una compagnia di ballo e della studio danza della professoressa Mariangela Buonanno. Bonanno. Quest'anno siamo riusciti tramite Cristina, con Cristina, la collaborazione con la PGR a fare il torneo del mini basket Con gli scoiattoli, mi con pare. gli scoiattoli, una categoria di piccolini. Quindi cerchiamo di arricchire di più questa serata, che è la nostra festa di Natale dei nostri ragazzi. Stiamo proponendo in questo memorial un'altra disciplina, che è il basket. Con l'amico Filippo Frisenda faremo questa altra attività con dei ragazzi di Messina. Bene, quindi attorno a questo Dari Tracuzzi ci sono vari momenti di emozioni, di sport, di crescita sociale, di aggregazione. Questo lo dobbiamo alla Santa, all'angioletto Dari Tracuzzi, alla famiglia, a tutti quelli che in suo nome, in sua memoria fanno sport e danno lustro a questa manifestazione, primi fra tutti voi. Vuole concludere? Possiamo concludere, Vicepresidente? Non la No, ritenga un'offesa. non mi Non offendo. la ritenga un'offesa. Facciamo concludere il Vicepresidente, che fra l'altro mi ha detto che ha premure perché è impegnato in un laboratorio teatrale. Fiscalissimi con la puntualità al laboratorio Nel teatrale. laboratorio teatrale, sì. Assolutamente. Tedeschi. Sì, Come concludiamo? A anche lei in proposito. pensione? No, 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 Ah no, no, ma no, no, perché? no, Il CSI, ancora. il laboratorio teatrale, No, scusa, no, che è solo hobby. sono un giornalista, non andiamo mai in pensione. Mai. Vabbè, bellissimo. Lo sai. Fate un mestiere meraviglioso. Morire scrivendo deve essere bello, Fantastico. fantastico. Deve essere meraviglioso. Meraviglioso. Diceva? No, dicevo che Dari Tracuzzi è una manifestazione
che io ho imparato a conoscere nel corso di questi ultimi anni e che riesce effettivamente suscitare un'atmosfera che va oltre le semplici partite. Si riesce, sarà ecco, stimolata, come dire, dal fatto di essere dedicata appunto, significativa in questo senso, perché è dedicata ad un ragazzino che rappresenta tutti i ragazzini partecipanti. E probabilmente le squadre, i dirigenti, gli allenatori in questo sono stimolati a cercare di ricordare sempre che oltre ad essere degli dirigenti sportivi e degli allenatori sono degli esempi viventi per i loro atleti. Quindi c'è un aspetto educativo fondamentale che è legato alla manifestazione, ma è legato anche alla matrice di questa associazione del L'affetto CSI. emozionale, Sì, c'è un aspetto emozionale e c'è un aspetto, come dire, affettivo verso. affettivo e un aspetto educativo che non viene meno, come invece certe volte capita nei campi di calcio. Ecco, ricordiamoci che noi non siamo soltanto degli sportivi in senso stretto, ma siamo anche delle persone che hanno a che fare e hanno una responsabilità educativa Quindi rispetto. approfittiamo di quanto avrei detto per dare le ultime indicazioni. Il Daritra Cusi si svolge tutto qua, tutto in questa struttura, fra l'altro. No, sarebbe, No? Sarebbe impossibile? impossibile. Noi giochiamo su vari impianti cittadini messi a Ah, sì? disposizione. Quindi avete una sorta di sostegno da parte di altre strutture, Non sì. potremmo fare altrimenti. Giochiamo sull'impianto dello Sporting Club Granatari, giochiamo su Trocatero, giochiamo anche su Cristo Re, su questa struttura, giochiamo È anche anche un bel su. modo di coinvolgere tutta la città in questo Chiaramente, senso, no? certo. In base all'obiettivo che il Dario Tracuzzi vuole raggiungere, di cui ci parlava interdonato, dico, si riesce quantomeno a misurare il senso di affetto anche fra i vari quartieri, le varie famiglie, le varie squadre, ecco. C'è un passo avanti sul piano dell'educazione ad uno sport più leggero, più sano. Sì, forse anche aiutati dal clima natalizio, perché viene fatto in un periodo di festa, quindi e soprattutto, ripeto, all'insegna di un ragazzino che non c'è più, è un valore molto importante che stiamo dando al torneo. E la partecipazione degli spettatori? Notevole? Notevole. Nonni agguerriti, genitori, zie. Agguerriti? Tutti agguerriti? Tutti Ecco, allora per siamo sempre là. possiamo fare meglio, diciamo. Sì, ma in ogni caso, Giova, lei deve andare interdonato, noi dobbiamo andare pure. La saluto, Fernando, è stato un grazie. grande piacere. Anche Presidente, ciao. mio, grazie per essere stato qui con noi. Presidente, se lei non ha altro da dirci per il futuro del CSI. Noi la ringraziamo sentitamente per averci dato la possibilità di entrare in questo mondo sano, puro, bello, avveniristico, speciale, anche emozionante certe Grazie a voi, l'aspetto, ti aspetto volte. Ecco, e così va meglio. alla serata, al Gran Galà che faremo Beh, io non faccio. il 3 pomeriggio alla Palacultura. Io in maniera molto diplomatica le dico, non prendo mai impegni in questo senso. Io prometto, sottolineando anche che non sempre mantengo le promesse, però ce la metterò tutta, sempre per la parentesi, per essere con voi. Però mi auguro che tutto vada come gli anni precedenti, se non meglio, meglio degli anni precedenti. Già mantenere quello che abbiamo fatto Già è negli tanto. anni è già è tanto. Io oltre ai saluti le porgo i ringraziamenti a nome di tutti quelli che possono usufruire di una struttura di un centro come il CSI e possono anche godere della passione, dell'amore di un presidente come lei. Grazie, Santino Smedile.
Grazie a voi, grazie per l'interesse che avete mostrato nei confronti del Ci CSI. torneremo su, Buonasera a tutti. grazie a lei, grazie anche al mitico Nino Famà, eh?